Non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani. Bentornati a Non Solo Roma, abbiamo raggiunto la prima mezz'ora insieme, vi abbiamo raccontato due casi estremamente diversi della capitale, un caso legato a una scomparsa di 40 anni fa, uno dei più famosi, quello di Emanuela Orlandi. Siamo passati poi alla controversa questione degli alloggi popolari, un caso davvero emergenziale per quanto riguarda Roma. Torniamo in provincia, come tutti martedì andiamo a Civitavecchia insieme alla redazione di Cima Online. C'è per noi Francesco Baldini che ci racconta le ultime notizie che hanno caratterizzato appunto queste ultime giornate proprio in provincia. Buongiorno Francesco e ben tornato a Non Solo Roma. Buongiorno, ben ritrovati. Grazie a te per essere ancora qui in nostra compagnia. Allora, iniziamo oggi il nostro approfondimento. Effettivamente abbiamo chiuso, no, poco prima della pubblicità, con la questione emergenziale degli alloggi popolari a Roma. Però c'è un'altra emergenza che imperversa un po' nel Lazio, che è quella delle carceri. So che c'è stato, insomma, un caso abbastanza importante a Civitavecchia. Raccontaci cosa è successo. Sì, l'ennesimo triste episodio, potremmo definire triste perché spesso, come abbiamo già avuto modo di approfondire, si tratta spesso di pazienti anche di detenuti con problemi psichiatrici, quindi che dovrebbero essere magari ospitati in strutture più consone come le REMS ad esempio. E nello specifico nei giorni scorsi questo detenuto giovanissimo, tra l'altro mi sembra 20 anni nemmeno se non sbaglio, ha incendiato materassi, diciamo, ha dato fuoco ai materassi all'interno della sua cella, quindi facendo appunto prendere fuoco a tutta la cella, quindi tantissimo fumo e materiali anche tossici, quindi ovviamente è stato necessario l'intervento degli agenti, di cui due sono anche rimasti intossicati e sono stati portati all'ospedale San Paolo. Per fortuna, oltre questo, non è successo altro, però ovviamente si riaccendono nuovamente i riflettori, visto che soltanto la scorsa settimana avevamo già parlato di altri episodi simili, il terzo episodio nel giro di 2 settimane. Quindi è chiaro che è un problema che forse andrebbe affrontato con maggiore attenzione da chi di dovere, per usare una frase un po' a luogo comune. Perché? Perché, come spesso abbiamo detto, come abbiamo ripetuto forse fino alla nausea, c'è questo problema appunto legato a tanti detenuti che non dovrebbero stare insieme agli altri perché magari hanno del disagio psicologico o sono proprio pazienti psichiatrici, e quindi c'è la necessità di essere ospitati in strutture adeguate come le REMS, che sono diciamo delle strutture apposite per pazienti psichiatrici con precedenti o criminali. E quindi diciamo il problema poi viene ampliato dal fatto che comunque c'è una carenza di personale e c'è un sovraffollamento delle carceri, e ogni episodio rischia di finire in tragedia perché, esatto, che ne so, basta Francesco, magari non possiamo avanzare anche un altro tipo di ipotesi, no? Ora, non sappiamo bene il caso specifico di questo giovanissimo, mi sembra aver letto, civitavecchiese, che ha compiuto questo gesto, diciamo, un po' così folle, no? Incendiare una cella. Può darsi che magari questo ragazzo sia entrato, effettivamente stava benissimo. Poi il sovraffollamento delle carceri, le condizioni in cui versano queste persone che sono, devono stare appunto in carcere, può portare, ecco, ad un gesto estremo. Magari quel ragazzo stava benissimo prima, no? Cioè, secondo me sono tutte concause in realtà, no? Potremmo parlare anche un po' sotto questo punto di vista. In questo caso specifico no, però no, okay. più in generale sì, sicuramente l'ambiente appunto delle carceri è alienante già, certo, di per sé. Unito a tutti questi fattori come appunto il sovraffollamento, quindi c'è le strapiene, la carenza di personale e quant'altro, vanno sicuramente magari a provocare una slatentizzazione di qualche patologia psichiatrica che, chiaro, magari è lì latente. E sicuramente si sta lavorando tanto in tal senso anche qui nella ASL Roma 4. C'è del personale, si cerca di creare delle situazioni dove possibile, ovviamente, perché nell'alta sicurezza non è possibile, ad esempio. Io penso ad esempio ai corsi di teatro o a corsi professionalizzanti e quant'altro per creare, diciamo,
anche delle opportunità, perché teoricamente il carcere dovrebbe essere riabilitativo, non Esatto, infatti soprattutto. stavo esattamente per dirti questo, no? Cioè, quando purtroppo siamo costretti a raccontare noi giornalisti casi di questo tipo, dobbiamo anche sottolineare un aspetto importante, viene meno il fine stesso del carcere, no? Percorso riabilitativo, cioè tu dovresti uscire da lì che sei in grado di rientrare tranquillamente in società e quindi ti sono state date le possibilità per rientrare in società, no? Però è evidente che con queste basi cioè, viene un po' meno il fine stesso, no? Certo, anche perché il problema della carenza di personale che affligge la polizia Esatto. penitenziaria affligge anche gli operatori Chiaro. sanitari, quindi è Chiaro, un po' chiaro. il classico cane che si morde la coda. Esatto. E chiaramente, essendoci meno persone, ci sono meno progetti riabilitativi, essendoci meno progetti, appunto le persone non vengono riabilitate opportunamente. Vero, Quindi verissimo. sì, è una situazione che sicuramente va affrontata al più presto. Ecco, lo diciamo ogni volta, speriamo che questo momento arrivi effettivamente, no, Francesco? Noi ce lo auguriamo sempre. Adesso invece ci concentriamo su uno studio abbastanza preoccupante, no? Cioè, nel senso che a Civitavecchia, il titolo di Cimonline lo dice chiaramente, le imprese sono a rischio, hanno chiuso i battenti 120 strutture nel 2023, numeri anche questi molto importanti. Sì, è uno studio molto interessante che ha fatto, diciamo, tramite tecnici e interviste a 130 imprese del territorio, la Confcommercio di Roma. E è uno studio interessante e preoccupante al tempo stesso, come giustamente hai sottolineato te, perché nel 2023 120 imprese hanno chiuso i battenti e soltanto 74 hanno aperto. Quindi siamo in negativo di 46 imprese e questo fa capire che ovviamente c'è qualcosa che non va. È un documento interessante perché credo non fosse mai stato fatto un documento così approfondito dalle associazioni di categoria. Qualcosa di simile aveva fatto un istituto tecnico superiore, però ovviamente le possibilità a disposizione sono ben diverse. Quindi in questo studio si è andato un po' ad analizzare tutti i vari fattori che potrebbero portare le imprese, ad esempio l'impatto del crocierismo. Si è stabilito che in media il 12% dell'impatto economico delle imprese deriva appunto dal crocierismo e salgono al 13-18% per imprese di ristorazione o diciamo di alberghiere, quindi B&B, alberghi e Perdonami, quant'altro. Francesco, in che modo però effettivamente una nave da crociera impatta sulle attività commerciali o altre, le imprese che si trovano nel territorio di Civitavecchia? Ah, mi viene da sorridere perché è una cosa che mi sono sempre chiesto anch'io fino a un paio di anni fa, quando mi sono fatto spiegare bene questa cosa. Allora, perché praticamente sta crescendo il numero e su quei 3 milioni e 3 di cui parliamo, che dovrebbero salire, ben 800.000 sono le persone che vengono a prendere la nave da Civitavecchia. Quindi magari arrivano a Fiumicino, si fermano a Civitavecchia qualche giorno. E questi sono ovviamente i turisti e i crocieristi che lasciano più soldi, per dirlo in Certo. maniera grezza, a Civitavecchia. E poi ovviamente i crocieristi scendono dalla nave e non tutti vanno a Roma perché alcuni magari sono degli habitué delle crociere e quindi a Roma ci sono già stati e dicono no, oggi non mi va di andare a Roma, rimango qua in città, quindi si fermano a pranzo e quant'altro. E diciamo che ovviamente appunto uno dei dati che emerge, uno dei suggerimenti che emergono da questo studio della Confcommercio è proprio questo, puntare a questi possibili 800.000 crocieristi che partono o si fermano a Civitavecchia, perché ovviamente l'impatto può essere molto importante. È chiaro che però vengono analizzate anche altre cose, come ad esempio la tassazione sui rifiuti. L'82% delle imprese giudica non adeguata la tassazione dei rifiuti, troppo alta in Troppo sostanza. alta. E un Possiamo 34% delle dargli imprese, torto, secondo te, no, Francesco? assolutamente no, pagando anch'io, anche se Facciamo giornalista, la anche un po' di tassazione. colore, dai. Quindi sì, diciamo che ci sono parecchie cose da affrontare, parecchi progetti che vanno portati a termine, ad esempio la famosa area termale della Figoncella che praticamente non è sfruttata neanche forse ad un decimo delle sue potenzialità. E quindi c'è tutto quel comparto termale di cui si è parlato negli scorsi anni che non è. Ogni amministrazione
si propone questa cosa: porteremo le terme a Civitavecchia. Poi puntualmente non viene mai fatto per un motivo o per un altro. Evidentemente non è così facile come uno può pensare. Certo. Però è sicuramente una possibilità che andrebbe sfruttata meglio e andrebbe forse anche pensata in maniera da poter essere sfruttata, Anche forse. perché, ecco, proprio questo magari aiuterebbe effettivamente a non far chiudere ulteriori altre imprese, no? E ovviamente chiaramente è un dispiacere anche dover raccontare notizie di questo tipo, perché dietro a Certo. quelle imprese ci sono delle famiglie, ci sono delle persone che lavorano, lo dobbiamo sempre un po' considerare questo aspetto che secondo me è fondamentale. Francesco, mi rimane soltanto 1 minuto e 30 a disposizione, vorrei insomma chiudere con l'ultimo approfondimento che facciamo insieme, ci avviciniamo alle elezioni. E ci si pone una domanda importante, no? Ma le nuove generazioni cosa chiedono alla politica? Che sono quelle che poi amministreranno un po' il paese, no? Dovranno vivere questo paese, insomma, nei prossimi anni. Sì, allora già negli scorsi giorni c'è stato un incontro proposto dalla rete degli studenti medi a cui hanno partecipato 5 dei 6 candidati sindaci. E domani ce ne sarà un altro che è organizzato dalla Scuola per la Formazione e l'Impegno Sociale e Politico Custodi del Futuro, che è una realtà potremmo dire nata grazie alla diocesi. E in questo incontro che si terrà in una sala adiacente alla cattedrale di Civitavecchia parteciperanno i giovani delle parrocchie, dei movimenti ecclesiali e degli oratori, quindi un pubblico piuttosto nutrito. E in questo incontro si parlerà appunto di quello che i giovani si aspettano dalla politica e di cosa i candidati prospettano ai giovani dalla politica. È un'iniziativa che sarà presieduta anche dal vescovo Gianrico Ruzza, che è molto attento ai temi sociali del territorio. E è una bella iniziativa perché spesso magari i ragazzi non vengono troppo ascoltati e coinvolti. Comunque votano, diciamo, Infatti. se sono maggiorenni. E magari sentirsi ascoltati o qualche idea nuova può arrivare anche da loro, perché no? E È vero, possono diciamo che. offrirci uno spunto importante di riflessione, soprattutto le nuove generazioni, no? Che magari hanno uno sguardo, per certi versi, un po' più lucido, no? Su quello che può succederci intorno, nonostante ovviamente la giovanissima età. Che dire, Francesco, ti ringrazio, noi abbiamo terminato il tempo a disposizione, torniamo però martedì prossimo, sempre a Civitavecchia, con i nostri approfondimenti. Grazie davvero. Grazie a voi. A presto. Bene, ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria e torniamo tra pochissimi istanti raccontandovi di un ultimo rapporto sulla qualità della mobilità e dell'inquinamento nelle nostre città. A quanto pare ci sono dei dati particolarmente incoraggianti. A tra poco. Non solo Roma, le notizie dalla regione con Elisa Mariani.